Siamo qui davanti al Trento Film Festival, davanti alla sala stampa, per intervistare Ada Mondra con le domande che ci sono state fatte dai nostri follower dei social. E come prima domanda ci chiedevano: come fai ad essere così leggero nei movimenti quando arrampichi e insomma, come fai ad essere così armonico? Ho tanta esperienza in scalata, ho cominciato con 5 anni e mi sono sempre focalizzato ad essere più leggero durante scalata e più efficiente. Quindi mi è sempre piaciuto lavorare sulla mia tecnica molto di più come della mia forza. Uh-huh. E adesso riuscivo a essere a questo livello quando è molto difficile essere ancora meglio concernente la tecnica. Uh-huh. E adesso mi posso focalizzare sulla forza. Certo. E dopo aver salito così tante vie ed arrampicato così tanto, come ci si sente quando si raggiunge la cima di una via e la cima di una montagna? Quali sono le sensazioni? Ogni volta è differente. Qualche volta ti dici: ah, finalmente è fuori, posso scalare qualcosa altro. Qualche volta manca un'emozione molto forte, però qualche volta è un'emozione molto forte, quello che non è possibile dimenticare alla fine della vita. Certo. Una domanda molto importante è: tu hai raggiunto dei livelli che sono molto impegnativi dal punto di vista fisico e tecnico nell'arrampicata. Qual è secondo te però il limite fisico a livello umano in qualunque sport? Cioè, quale limite può raggiungere un uomo oltre il quale non si può andare fisicamente? Concernente il grado della via? No, concernente proprio al limite che un uomo non può superare fisicamente. Cioè, quando secondo te si potrà dire quello non si può fare assolutamente? Concernente i gradi della scalata non si può dire, perché adesso la via di 10A non esiste. 10A può essere solo poco più difficile di 9B+, e può essere anche molto molto più difficile di 10A. Però adesso io penso che c'è ancora molto spazio da migliorare. Arrampicata sportiva è un sport giovane, iniziava praticamente 30 anni fa. Io credo che con miglior allenamento e con tutti i bambini che iniziavano a scalare adesso con da bambini, il livello salirà. Sì. Certo. E una domanda che concerne molto l'ambito cinematografico, quindi quello dei film. C'è una differenza? Sappiamo che tu hai girato La Dura Dura, che sarà presentato quest'anno, e che hai girato anche Change, che presenterai questa sera in anteprima. E com'è fare questi film? Cioè, c'è una differenza tra l'arrampicare semplicemente, o ci sono delle pose, dei momenti in cui devi stare fermo per essere ripreso in un determinato modo? Quando provo qualche via tempo lungo è più facile girare un film, perché tutto è già preparato e io solo dico al ragazzo che fa la film che vado a provare fra 20 minuti e lui si prepara e poi io posso scalare tranquillamente. Quindi non mi dà tanto fastidio. Mi dà un po' più fastidio quando sono in viaggio e voglio scalare questa via due giri e poi velocemente provare qualcosa a vista. In quel punto di vista è un po' più faticoso, perché devi aspettare che la camera si cambia, eccetera. Però generalmente non mi dà tanto fastidio e io vedo che il risultato vale la pena e anche può motivare tanti arrampicatori giovanili per scalare e andare. Certamente.
Hai un ricordo preciso di quando è stata la tua prima volta nell'arrampicata? No, perché inizio di scalata era un processo naturale. Io sono stato nato nella famiglia dove tutti hanno scalato e io già con 2 o 3 anni mi ricordo che sono stato sulle rocce, ho giocato con i sassi eccetera, e quando guardavo gli altri che scalavano volevo arrampicare anche. Quindi ho già scalato con 3 o 4 anni, però non mi ricordo il primo momento. Certo. Il momento chiave era quando avevo 6 anni e potevo leggere un po' di più. Ho visto qualche libro di arrampicata e ho capito che scalate è qualcosa perfettamente per me. E avevo un sogno di scalare. Adesso con 20 anni faccio praticamente quello che ho sognato con 6 anni, e questo è qualcosa che solo poca gente può. Certo, può hai dire. Realizzato il sì. tuo sogno, certamente. Tu sei uno dei grandissimi ormai, sebbene la giovane età, entrato a far parte nel mondo dell'arrampicata in maniera molto forte, ma hai dei miti a cui tu ti ispiri, da cui trai ispirazione? Sì, quando sono stato giovane avevo un libro che si chiama Rockstars, che raccontava della vita di tanti arrampicatori grandi della storia, e a me è sempre piaciuto di più Wolfgang Gierig, un mito tedesco che ha aperto tante vie che erano a quel periodo più difficili del mondo. Certo. Ha provato le vie che sembravano impossibili, invece aveva la fiducia in se stesso e riusciva a fare le vie che sono molto ispiranti anche adesso. Certamente. E una domanda un po' più filosofica potrebbe essere: cosa ti ha insegnato la montagna da quando hai iniziato a frequentarla? Penso che senza scalata e senza la montagna adesso non posso immaginare come sarei, perché praticamente la scalata e anche viaggiare è l'insegnante migliore. Quasi tutto che io ho imparato ho fatto durante il giro per la scalata. Certo. E anche, sì, sicuramente quando vai a scalare, quando stai nella natura, ti cambierà. Soprattutto il tuo atteggiamento alla natura. All'aria che tutti respiriamo. Certo, certo. E una domanda personale. L'anno scorso qui al Film Festival hai detto che una volta finiti gli studi ti saresti iscritto a economia. Sei riuscito a iscriverti all'università e perché hai scelto proprio economia? Faccio esami di ammissione la prossima fine di settimana. Speriamo che vadano bene. In bocca al lupo. Fortunato. Grazie. Come mai proprio economia tra tutte le possibilità? Forse economia non è un oggetto che mi piacerà di più concernente solo lo studio, però sono sicuro che sarà qualche cosa che mi servirà. Invece forse mi interesserebbe tanto studio di storia, però con tutti i miei sogni di arrampicata sono sicuro che non lo userei mai. Indubbiamente. Sì. E un'ultima domanda un po' scherzosa fatta da chi ci segue.
ci chiedevano, ma tu mangi? Cioè, quando... qual è la tua dieta? Perché ovviamente sei molto magro, sei molto asciutto. Qual è? Come vivi la tua giornata? No, mi piace mangiare, mi piace anche cucinare, solo sto attento di mangiare bene. Non controllo tanto la quantità. Io non sto a dieta, mangio fino a che non ho fame. Certamente. Però è importante stare attento a mangiare bene, a mangiare abbastanza proteine, vitamine, eccetera. Certo. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie.